La stimolazione magnetica transcranica è una tecnica non invasiva che può essere anche utilizzata come terapia di riabilitazione e che può essere affiancata a tutta una serie di altre terapie per la cura di una vastissima serie di patologie, dalla SLA alle cefalee, dalla ludopatia alle dipendenze dalla droga, dal Parkinson alla depressione. Tantissimi problemi possono essere combattuti con questo tipo di cura all'avanguardia per il Salento, negli USA e in realtà già da 30 anni. La stimolazione magnetica transcranica chiude il cerchio delle possibilità terapeutiche che appunto per quanto riguarda numerose patologie, e volevo ricordare che in questo studio abbiamo attivo un centro di terapia del dolore di cefalee, il cui responsabile è Giovanni Caggia, e quindi Calabrese si impegna ancora una volta nei confronti della comunità per evitare che i pazienti, anche per 10 minuti al giorno di stimolazione, possano uscire fuori regione, recarsi in centri come Milano, Roma o Cagliari, e quindi creare sicuramente un problema anche nelle famiglie una scomodità logistica. Il lavoro si svolge in equipe: radiologo, neurochirurgo, tecnici, cardiologi, psicologi e altri medici collaborano su ogni caso, scambiandosi informazioni, diagnosi e conoscenze. Sabato scorso si è tenuto un incontro di divulgazione scientifica presso il poliambulatorio calabrese, dove si è fatto il punto della situazione. Sono state anche chiarite alla platea le metodiche di imaging dell'encefalo, propedeutiche per il trattamento di stimolazione magnetica transcranica. I buoni risultati possono essere raggiunti se si è in possesso di una tecnologia all'avanguardia. Il poliambulatorio calabrese è uno dei pochissimi centri pugliesi dotati della TC di ultima generazione, capace di generare 128 immagini al secondo. Tecnologie avanzate, dunque, in grado di ottenere risultati dall'altissimo contenuto diagnostico. Ma è di grande importanza anche la squadra che lavora mettendo al centro il paziente. Stiamo cercando in questo ultimo anno di presentare nuove tecnologie avanzatissime non presenti sul territorio salentino. Una di queste è appunto la stimolazione magnetica transcranica. È una metodologia di trattamento di varie patologie, fra cui la cefalea, gli acufeni, la dipendenza da droghe tipo la cocaina e altre patologie che ricadono anche nella sfera psichiatrica. Ora, questo tipo di trattamento non sono altro che campi magnetici applicati a livello encefalico, in particolari aree che vengono selezionati dai medici responsabili, diciamo, del sintomo. Oggi questa attrezzatura è già funzionante presso la nostra struttura. Abbiamo organizzato un congresso divulgativo che sta riscuotendo un importante successo sul territorio. Questo tipo di attrezzatura infatti era attesa da tempo sul territorio e ci ha spinto ovviamente a creare un gruppo di lavoro che sta lavorando veramente con passione per risolvere i problemi dei pazienti salentini senza bisogno di andare fuori. Anche questa è una risposta importante che il laboratorio calabrese, il poliambulatorio calabrese, dà al territorio, diciamo, anche perché è la prima struttura con questo tipo di intervento nel Salento. Sì, è vero, è la prima struttura nel Salento, che io sappia in Puglia. Forse ce n'è un altro solamente al nord della Puglia, ma non con queste caratteristiche tecnologiche così spinte. C'è da dire comunque che la cosa che mi ha veramente colpito è che c'è una voglia di partecipazione da parte dei medici che stanno collaborando nella riuscita di questo tipo di trattamento terapeutico. Si è organizzato un gruppo di lavoro diretto dal dottor Caggia, già un medico conosciuto sul territorio, un neurochirurgo conosciuto sul territorio, ma una serie anche di psicologi, psichiatri, tecnici
specializzati nell'utilizzo di questa attrezzatura, che mi ha veramente inorgoglito e anche appassionato. Mi ha riacceso alcune passioni che magari erano sopite con nella routine clinica. La stimolazione magnetica transcranica può eliminare il desiderio della droga e del fumo, può far progredire i pazienti nella riabilitazione dopo un ictus, apportare degli enormi benefici nel Parkinson, Alzheimer e demenze in genere, ma può anche combattere depressione, psicosi, cefalee, misofonia, ludopatia, obesità e tanto altro. La stimolazione magnetica transcranica, nel gergo medico TMS, è una tecnica approvata dalla Food and Drug Administration statunitense e dall'autorità sanitaria europea per il trattamento di tutta una serie di patologie psichiatriche, soprattutto nell'ambito delle dipendenze. La dottoressa Emanuela Ladisa, tecnico di neurofisiopatologia, ci spiegherà come funziona concretamente questa tecnica. Sì, allora, in realtà è una tecnica molto semplice, nel senso che noi andiamo ad utilizzare un campo magnetico e non elettrico, motivo per cui il paziente non sente assolutamente dolore. Sostanzialmente la seduta è molto semplice, il paziente è rilassato, noi emaniamo questo campo magnetico che crea una sorta di ticchettio a livello acustico che ci dà un po' il feedback sul campo e il paziente sostanzialmente non percepisce nulla e non ha bisogno di essere accompagnato, non ha bisogno di una preparazione particolare. A livello pratico funziona così, noi creiamo un campo magnetico, questo campo magnetico va a modificare le correnti elettriche cerebrali e quindi questo ci porterà l'effetto terapeutico che cerchiamo, che come abbiamo visto è applicabile in tutte quelle patologie che sono dovute ad un'alterazione dell'eccitabilità corticale. In poche parole, se c'è uno scompenso a livello elettrico, noi utilizziamo un campo magnetico e lo ripristiniamo. Su autorevoli riviste mediche sono stati pubblicati alcuni brillanti risultati nel campo della disintossicazione attraverso TMS. Dottor Caggia, allora, questa stimolazione transcranica è una tecnica innovativa, non per gli Stati Uniti dove c'è da 30 anni, però abbiamo visto che non è invasiva, questa è una cosa molto importante, e che può curare tutta una serie di patologie. Ma in che modo? Allora, il modo di curare le patologie l'ho presentato durante la mia presentazione, quello di modificare l'eccitabilità corticale, quindi agendo sui circuiti neuronali, ripristinando molto spesso in determinate malattie quello che sono i meccanismi di plasticità neuronale innati, diciamo, nel cervello. Un'altra domanda, questo tipo di terapia serve a guarire insieme ad altre, diciamo, ad altri interventi, però anche una funzione riabilitativa, ha detto lei. Funzione riabilitativa soprattutto in neuroriabilitazione e nella riabilitazione cognitiva. È chiaro che la stimolazione magnetica transcranica, soprattutto in tema di neuroriabilitazione, agisce molto bene insieme alla riabilitazione tradizionale, cioè sono due tecniche che si possono assolutamente e si debbono assolutamente integrare. Questa terapia è molto utile nelle depressioni resistenti ai farmaci e anche per chi vuole smettere di fumare, come spiega la dottoressa Silvia Perrone. Il ruolo dello psicoterapeuta è sostenuto dai numerosi studi di evidenza scientifica disponibili in letteratura in questi ultimi 10-15 anni. Questi studi infatti dimostrano come l'efficacia, soprattutto a lungo termine, di un trattamento come quello della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva può essere garantita da un intervento psicoterapico. Abbiamo infatti a disposizione uno studio molto importante pubblicato proprio recentemente nel 2018 che evidenzia il ruolo dello psicoterapeuta sia come figura professionale che propone interventi soprattutto di terapia cognitivo comportamentale parallelamente alla stimolazione magnetica, sia come intervento da proporre online, cioè simultaneamente ad una sessione di stimolazione. Quindi un tipo di terapia che
può essere, diciamo, affiancata alla terapia classica, ai medicinali, ai farmaci. Esatto, si tratta di un lavoro multiprofessionale, multidisciplinare, non soltanto per i disturbi psicologici, ma anche in altri ambiti come quelli che riguardano le demenze, per i quali la figura del neuropsicologo può offrire un trattamento di riabilitazione cognitiva.